Vivere lo sport significa anche apprezzarne i concetti etici e questo è uno degli aspetti messi in evidenza dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Diego Boucher, intervenendo alla premiazione dei finalisti regionali dei campionati sportivi studenteschi previsti dal progetto tecnico per l'anno scolastico 2015-2016 presso la sala conferenze della Federazione Italiana Gioco Calcio a Catanzaro. 230 gli alunni premiati che hanno rappresentato la Calabria alle finali nazionali, alla presenza di 60 docenti di educazione fisica e di 30 istituzioni scolastiche di primo e secondo grado. Avendo partecipato alle finali nazionali, hanno portato avanti la bravura della loro attività sportiva e anche il lavoro che c'è dietro di tutti gli insegnanti. Queste riunioni servono non solo a premiare, ma a valorare il discorso di un concetto etico dello sport, di rispettare l'avversario e eliminare per sempre la violenza che c'è sugli stadi. Ci sembrava giusto, corretto, dietro l'autorizzazione, devo dire che è stata ben accolta dal direttore generale, quest'idea di organizzare per la prima volta in Calabria una manifestazione per dare risalto a questo lavoro, ma soprattutto a quello che fanno i ragazzi nell'extracurriculare e ai loro docenti, perché è stato comunque, lo è sempre stato, un anno impegnativo per loro, perché non è un percorso che dura un giorno, ma l'intero anno scolastico. Rossella Galati per l'ACNews 24.